Betania è deserta nel giorno della festa dei suoi più lustri cittadini, Lazzaro Marte Maria. A portare un po' di speranza quest'anno nel villaggio non sono i pellegrini, ma gli scavi in corso da un mese nella tomba dove Gesù resuscitò il suo caro amico Lazzaro. Sì. È la prima ricognizione archeologica di un sito che nei secoli ha subito tante trasformazioni, l'ultima a seguito della conquista ottomana, quando la chiesa di San Lazzaro fu trasformata in moschea. L'accesso alla tomba fu murato e i francescani nel 1613 ebbero il permesso di aprirne un altro. Abbiamo già effettuato i primi scavi dentro la tomba, abbiamo fatto un laser scanning, abbiamo fatto fotogrammetria per capire molto di più, stiamo facendo tante analisi anche sulle pietre, sul, sulla roccia, stanno uscendo veramente eh, degli elementi molto interessanti. Tra gli obiettivi dei lavori c'è anche quello di rendere più accessibile il secondo luogo santo più importante nei territori palestinesi, oggetto da diversi anni di un'opera di riqualificazione e restauro. La sua complessa evoluzione storica è raccontata oggi anche in tre dimensioni. Un affascinante viaggio che inizia all'epoca del miracolo di Gesù, ci conduce nel IV e V secolo, quando furono costruite le due prime chiese bizantine e arriva al tempo della regina crociata Merisenda, che volle qui una nuova chiesa e un grande monastero. Ci abbiamo messo un anno e mezzo per realizzare i video in 3D. È stata una bella opportunità per imparare tante cose tecnicamente e storicamente conta contacirà neolaureata in architettura palestinese e musulmana come la maggioranza dei giovani coinvolti nel progetto. Tra di loro ci sono anche i mosaicisti al lavoro sul pavimento dell'atrium dell'antica chiesa bizantina. Abbiamo fatto un'integrazione, integrazione però che si capisce che è una integrazione moderna al mosaico antico per far capire lo spazio che c'era qua. In attesa di poter riaccogliere presto studenti, turisti e pellegrini.